Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, si parla di una famosa pesca di 153 pesci, esattamente 153. Ma come mai proprio questo numero? Perché la scrittura registra questo dato così preciso? Perché non in maniera specifica 150, 160, ma 153? Ebbene, al di là del discorso teologico e dell'interpretazione che possiamo ricavarci, un indizio per capire il senso di questo numero lo troviamo nel contesto storico dell'epoca in cui il fatto è avvenuto, quindi nel primo secolo d.C. Ebbene, in quell'epoca gli zoologi greci avevano catalogato, classificato ben 153 specie di pesci differenti. Ora, simbolicamente parlando, il mare rappresenta le nazioni. E i pesci rappresentano le genti, le persone. Effettivamente Gesù disse: vi renderò pescatori di uomini, e quindi andare a caccia, tra virgolette, di anime per il Signore. Ebbene, siccome i greci avevano classificato ben 153 specie distinte di pesci, allora questo numero 153 nella rete della barca di Pietro rappresentano tutte le tipologie di pesci nelle acque dei mari e quindi di conseguenza rappresentano tutte le tipologie di persone viventi tra le nazioni. Quindi cosa vuol dire questo insegnamento, questo messaggio? Che il Vangelo andava predicato a tutte le genti, nessuna esclusa. E quindi il numero 153 rappresenta la predicazione completa del Vangelo a tutte le genti che vivevano nei mari delle nazioni.